Ciao a tutti, oggi una nota conoscenza a tutti noi, la Pilot Custom 74, però quello che non conosciamo ancora bene approfonditamente è il pennino musicale, il Music Nib contrassegnato dalle iniziali MS. È una penna che ha qualcosa da offrire anche nella scrittura, nella calligrafia, negli appunti ordinari, oppure è dedicato espressamente alla musica, alla notazione musicale. Sarà diversa da, non so, dalla Sailor che abbiamo già incontrato oppure dalla Platinum che abbiamo visto precedentemente. Lo andiamo a scoprire nel video di oggi. Gli spunti sono tanti, ma cominciamo col dire che è un pennino fatto molto bene, come tutti i pennini Pilot, e poi non nascondiamocelo, quando parliamo di brand come questi, come può essere Sailor, ma anche Platinum, nei modelli di questa fascia di prezzo, andiamo ad acquistare sostanzialmente il pennino, perché il fusto della penna, il cappuccio con gli ornamenti, insomma, sono cose che credo fatichino a passare la decina di euro. Invece il pennino è fatto veramente bene. Mi incuriosiva, del resto, provare anche il pennino musicale per poi metterlo a confronto in un prossimo video con gli altri due, sempre delle case giapponesi, che ho potuto provare. Partiamo dal pennino che è l'elemento caratterizzante. Un pennino che, sapete, ha tre rebbi, non ne ha due. Come vedete, mantiene le due ali laterali, che sono la parte importante, ma c'è questa striscia, chiamiamola così, di metallo, che è una terza parte, e serve per l'appunto ad aumentare la capacità dell'inchiostro di affluire al pennino, perché la base, quella che tocca la carta, quindi la punta del pennino, è molto abbondante, molto larga e quindi ha una richiesta di inchiostro costante e anche generosa. Una punta, come vedete, arrotondata, una punta ispessita per intensificare l'effetto di capillarità, non di una fenditura, ma di ben due fenditure. Molto arrotondato, potremmo considerarlo uno stub ulteriormente sagomato, uno stub corsivo ulteriormente sagomato, levigato in ogni sua parte, per permettere una scrittura molto scorrevole. Ecco, questo è il termine che effettivamente caratterizzerà un pochettino la prova. Forse non sarà il pennino musicale quello più adatto alla notazione musicale, però è un pennino molto ben riuscito, molto, molto valido. Quindi misura giusta, bella impugnabilità, bel bilanciamento, abbiamo detto un pennino musicale. Ho usato per questa prova, ho usato l'inchiostro Robert Oster Motor Oil, e devo dire che sembra davvero l'olio esausto di un motore. Proviamo questo pennino e poi ne parliamo un pochettino. Contrassegnato come MS Music. Beh, come potete vedere, è un pennino che ha un tratto molto generoso. Ha un tratto largo che è quello di un BB, per intenderci. Un tratto, però, come si può notare, un tratto che è molto arrotondato, non ha nulla di spigoloso. È molto, vediamo se stringendo si vede un po' di più, è molto, vedete, arrotondato e morbido sia nell'attacco, vedete che non è netto, è fatto così, e anche nella sua stesura. Il pennino poi, come forse vi ho accennato, è un pennino che ha una leggera propensione all'elasticità. Vedete che in questo caso si è dilatato un po' troppo il terzo rebbio e ha generato un binario, anche se vedete dalla disparità del tratto, è quello proprio il terzo. Comunque un pennino molto piacevole, molto bello. Le qualità dinamiche della penna sono sempre queste, è veramente una penna molto bella, io la consiglio spesso.
ha questo pennino meno capacità di variare, cioè meno camaleontico rispetto ad altri pennini musicali che ho provato. Ad esempio, variando l'inclinazione, quindi l'angolo, e utilizzandolo in maniera quasi perpendicolare, abbiamo e otteniamo un pennino più sottile in questo tratto, però non aspettatevi grandi cose. Come state vedendo, sto utilizzando il pennino in maniera perpendicolare, ma con un'inclinazione a taglio, quindi non come si potrebbe scrivere con qualsiasi altra stilografica, ma con un pennino musicale si riesce a fare. Perché vi ricordo che diciamo, nascerebbe proprio per la notazione musicale che ha bisogno per l'appunto di questo tipo di scrittura, di variare, di passare da un elemento sottile ad uno più corposo, perché se devo fare la pallina di una nota, in questo caso il flex, chiamiamolo così, l'elasticità, mi potrebbe anche venire in aiuto, ma in realtà avendo la flessibilità in questo senso, dove non mi serve, a dire la verità, ci faccio anche pochino, a meno che, insomma, utilizzandolo per alcuni particolari segni della notazione musicale, sempre rimanendo in questo contesto, perché se dovessi fare, ecco, tutt'al più così, ma dovrei cambiare, come vedete, l'angolazione della penna, mettermi così, insomma, diventa più laborioso rispetto ad altre penne che ho provato. Anzi, vi invito a guardare la comparativa fra i pennini musicali che ho preparato per spiegare queste cose. Venendo agli aspetti grafici, la penna, grafici o calligrafici, la penna si presta per scrivere, perché è bella scrivere. Vi può accompagnare nelle vostre così, nei vostri esercizi, nelle vostre sessioni di calligrafia, perché comunque si adatta anche ad essere ad una scrittura un pochettino più lenta. E lo scriviamo così, ponderata. Effettivamente è un pennino duttile, un pennino col quale si fa amicizia subito. Lo provo sul mio nuovo Midori, dove sto provando, eccolo qua, molti inchiostri, molte penne stilografiche. Qui abbiamo una carta liscia che a volte mette in difficoltà i pennini. Voglio provare se è questo il caso. Ovviamente se ne fa un baffo. Perché? Perché è un pennino, come vi ho detto, tre rebbi, quindi un alimentatore che deve provvedere ad un flusso certamente abbondante, ma non è mai quell'abbondante che fa l'annaffiatoio. Anzi, con molti inchiostri, questo è scuro, si fatica a vederlo, ma mette in evidenza un bellissimo shading, una bellissima sfumatura. Come vedete, è bello giocare sulle variazioni di tratto, dando anche un pochettino di pressione, se vogliamo, oppure tenendosi leggeri. Allora diventa più di una penna nella stessa stilografica. L'inchiostro è il Robert Oster. Motor Oil, e sembra veramente, anzi, facciamo così, una bella goccia. Faccio un'ultima prova per vedere se riesco a farla partire anche sugli angoli, e cioè, come altri pennini, ho provato altri pennini musicali che partivano anche, eccolo qua, sul lato, sullo spigolo, possiamo dire, del pennino, però ho notato che questa si attiva ma solo perché ha un residuo di inchiostro ed è un po' discontinua. Infatti, vedete, se la giro, ecco che parte, ma non parte subito. È uno dei pennini fra quelli musicali, che
che non è poi così disponibile alle richieste della grafica musicale come altri ho provato. In realtà non sono poi molti quelli che funzionano al meglio con la grafia musicale, però questo diciamo che tra, se mettiamo qua l'annotazione musicale e mettiamo qua la scrittura, si pone, ecco, un po' più nel versante della scrittura, piuttosto che in quello della musica. Vi lascio alle immagini che scorrono in modo che possiate farvi un'idea più chiara delle capacità, delle potenzialità di questo pennino. Colgo l'occasione per ringraziare Cristina e Mario che mi hanno prestato questa penna e due persone che sono diventate presto anche degli amici e l'appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!